In un momento di sostanziale instabilità e volatilità, quale quello attuale, tra scenari di guerra e aumenti dei costi delle materie prime energetiche e anche l'aumento inflazionistico, diciamo che il risparmio è la strada che noi consumeristi, noi associazioni di consumatori vogliamo tracciare e che vogliamo che i consumatori seguano affinché possano effettivamente ottenerne non soltanto un beneficio in termini economico, quindi di budget familiare che è sempre più eroso dal caro vita, ma è anche il percorso da seguire per una sostenibilità a 360 gradi e quindi a beneficio di tutti, a beneficio dell'ambiente, a beneficio dell'economia in generale. Quindi risparmio per i consumatori che va perseguito non soltanto con scelte virtuose, scelte consapevoli tra le offerte di mercato, soprattutto in un mercato, quello dell'energia, che passa adesso dal tutelato al libero agli inizi dell'anno prossimo, ma anche nella scelta di comportamenti, della scelta dell'utilizzo degli elettrodomestici, nella scelta dei materiali che vanno a strutturare le nostre abitazioni, perché nella scelta dei materiali c'è anche la prima forma di risparmio, a breve e a lungo termine.